cavoli, sono stato fermo una settimana, poco più, nel fare video, sono stato impossibilitato nel lavorare per un'influenza che mi sono preso, se mi hai seguito sai già tutto quanto. Sono assolutamente arrugginito nel riprendere questa settimana con dei nuovi video. Ad ogni modo, oggi voglio parlarti di prospettiva in fotografia. Cominciamo! La prospettiva in fotografia, ma riguarda anche i video, in sostanza consiste nel punto di vista dal quale fare una determinata foto, fare una determinata ripresa video. E tante volte si trascura quanto è importante la prospettiva, perché la prospettiva permette alle persone che guardano la tua immagine, il tuo video, di comprendere tante cose, di percepire tante cose. L'uso della prospettiva, ad esempio, permette di far percepire all'osservatore del tuo video, della tua foto, le distanze tra gli elementi. Infatti, un elemento, una persona, un soggetto più vicino all'obiettivo risulterà più grande degli elementi sullo sfondo. Ti porto degli esempi fotografici. È facile trovare delle foto, fare delle foto dove una persona, ad esempio, sembra più grande del palazzo che sta nello sfondo, oppure quando fai una foto ad un fiore, il fiore è più grande dell'albero che sta dietro, è grande quanto un albero che sta dietro. Ma razionalmente una persona che guarda quella foto, che guarda quel video, capisce che una persona non può essere grande come una casa, un fiore grande quanto un albero, e quindi automaticamente scatta nella testa dell'osservatore la percezione delle distanze, capisce che l'elemento è più vicino rispetto all'altro che sta nello sfondo. L'occhio umano, il cervello, inoltre percepisce e giudica le distanze in base alle linee e i piani che convergono verso un punto. Questa è detta prospettiva lineare. Ad esempio, se vai a fotografare delle strade oppure delle rotaie, vedi che le linee convergono verso il centro, e anche questo fa scattare nella testa dell'osservatore l'idea, la percezione della distanza. Conoscendo queste caratteristiche della prospettiva, capirai bene che puoi sfruttarla per realizzare delle immagini o dei video interessanti, appunto con delle prospettive interessanti. Immagina di mettere un elemento molto vicino all'obiettivo, magari un obiettivo grandangolare che prende una grande quantità di elementi del paesaggio che abbiamo attorno, ecco che l'elemento più vicino risulterà più grande e quindi diventa anche un elemento portante, si parla di pesi degli elementi all'interno della composizione. E allora l'utilizzo della prospettiva può aiutarti, appunto abbassandoti, avvicinandoti a un oggetto, a rendere più importante, a renderlo più significativo all'interno della tua composizione, del tuo video, della tua foto. Uno dei consigli che do solitamente quando facciamo le uscite fotografiche è quella, quando arrivi in un luogo, di non fermarti lì e far la foto o il video nel primo punto che coglie il tuo interesse, ma è quello di dedicare prima del tempo a girare attorno al soggetto o magari passeggiare nella location nella quale vorrai fare la foto, perché girando, muovendoti, cambiando il punto di vista, cambiando appunto la prospettiva, riesci magari a percepire, a vedere delle cose che inizialmente non avevi notato. Anche un altro consiglio è quella di non rimanere nella posizione eretta, fare la foto sempre ad altezza uomo, ma è quella di abbassarsi, specialmente alzarsi è un po' difficile, ma abbassarsi sicuramente è una cosa che puoi fare e ti permette magari di, appunto, individuare delle prospettive, dei punti di vista interessanti, magari su dei soggetti che sono interessanti all'interno della composizione. Poi c'è un discorso che dobbiamo fare riguardo gli obiettivi. Infatti le focali vanno ad influenzare moltissimo la prospettiva, come viene percepita, e quindi anche percepire le distanze, gli elementi per l'osservatore. Ad esempio, se tu vai a utilizzare un grandangolo, il grandangolo, appunto un grande angolo di campo, e permette di catturare molti elementi. E questa caratteristica del grandangolo è di far percepire molto più facilmente le distanze. Gli elementi più vicini risulteranno un po' più grandi, poi c'è anche l'effetto distorsione, gli elementi distanti sono molto più piccoli e quindi la testa dell'osservatore è più facile comprendere le distanze, eccetera. Quando invece si va a utilizzare un teleobiettivo per fare le riprese o le fotografie, le cose sono un po' diverse. Infatti il teleobiettivo, col suo angolo di campo molto stretto e praticamente l'assenza di distorsioni, crea quell'effetto detto schiacciamento dei piani. Praticamente quando tu vai a fare una foto, anche per il fatto che col teleobiettivo non riesci a fotografare degli elementi molto vicini e quindi staccarli dallo sfondo, quando vai a vedere delle immagini realizzate col teleobiettivo fai a fatica a percepire la distanza, appunto sono i piani cosiddetti schiacciati, si fa fatica
a capire quale elemento è più vicino, quale è più distante, o capire bene le distanze rispetto a quando magari si va a utilizzare un grandangolo. Per concludere, visto che sto parlando di obiettivi, voglio fare il punto su un concetto che, mi rendo conto, crea parecchia confusione nella testa di tante persone. Ti porterò qui degli esempi mentre ti spiego questo concetto, ovvero di come la prospettiva non cambia quando tu vai a utilizzare uno zoom e vai ad ingrandire magari un elemento che vai a fotografare utilizzando appunto la ghiera dello zoom, rispetto ad utilizzare un obiettivo a focale fissa ed avvicinarti al soggetto per renderlo più grande all'interno dell'inquadratura. Infatti ci sono tante persone che dicono che gli zoom non servono perché in realtà utilizzando un fisso puoi comunque avvicinarti o allontanarti dall'elemento per ingrandirlo o ridurlo nelle dimensioni all'interno della tua composizione, a patto ovviamente che si possa fare, diamo per scontato che si possa fare senza problemi. Si dimenticano il fatto che questo comporta un cambiamento della prospettiva. Se non ci credi, qui troverai degli esempi fotografici che rendono proprio l'idea. In pratica, tu, utilizzando uno zoom, se sei in un'adatta posizione, hai l'elemento che vai a fotografare in rapporto a tutti gli altri che ha un'adatta posizione, ha un rapporto tra tutti gli altri. La composizione è proprio un rapporto dell'elemento assieme a tutti gli altri che sono all'interno dell'inquadratura. Ecco, se tu vai a utilizzare lo zoom per ingrandire, gli elementi mantengono lo stesso rapporto. Se invece tu prendi l'obiettivo fisso e vuoi renderlo più grande all'interno della tua inquadratura e ti avvicini, come sto facendo io in questi esempi, se ti avvicini, questo comporta che il rapporto dell'elemento che tu vai a fotografare, che magari sarà sempre grande uguale all'interno dell'inquadratura, cambia però il rapporto rispetto a tutti gli altri che sono all'interno della tua foto, della tua ripresa. E praticamente c'è un cambiamento di prospettiva. Questo succede perché spostandoti cambiano per l'appunto tutte le proporzioni tra gli elementi e l'impatto visivo, il punto di vista. Per rendere il concetto ancora più comprensibile, ho allestito un piccolo set sopra la mia scrivania, mettendo vari oggetti ad una certa distanza tra loro e scomodando anche Deadpool, che mi sta guardando in modo canisco. Devo muovermi, altrimenti si incazza. Ad ogni modo, da questa inquadratura io vado a sfruttare lo zoom per stringere un po' il tutto, per ingrandire la scena. Ed ecco cosa succede, vedi, si è ingrandita la scena, però gli elementi mantengono le loro proporzioni, le loro distanze apparenti tra loro. Non è cambiato nulla. Se però adesso io utilizzo una focale fissa e mi avvicino ai soggetti, quindi cerco di fare la stessa cosa ma muovendomi, noterai che le proporzioni apparenti e le distanze cambiano tra loro. Vedi come gli elementi sembrano distanziarsi, anche il microfono rispetto allo sfondo, la tigre, eccetera. Cambia un po' il tutto, non è la stessa cosa. Quindi quando tu ti sposti fisicamente da un punto all'altro, tu cambi la prospettiva, cambi il rapporto degli elementi tra loro apparenti. Questo non succede se vai a utilizzare lo zoom, come hai visto nella prima parte di questo esempio. Ho fatto più volte questa registrazione per cercare di rendere il concetto più semplice e comprensibile possibile. Fammelo sapere andando qui sotto nei commenti, dimmi se hai capito, se non hai capito, se è necessario fare un altro video o sostituirlo per spiegare il concetto di prospettiva in fotografia o nelle riprese video. Se il video invece ti è stato utile, ti è piaciuto, ricordati di metterci un like e se non l'hai ancora fatto ricordati anche di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato o aggiornata sulle mie prossime pubblicazioni. Per questo video, finalmente che sono rientrato, è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio!